Il Rimini conquista l'ennesima vittoria in stagione, bissando con i rivali della Marignanese il risultato raggiunto in Coppa qualche settimana prima, che aveva portato tra l'altro l'esonero del tecnico Mancini, fresco vincitore del torneo di promozione, per il ritorno di Maurizio Montalti, già a San Giovanni qualche anno prima, e tra l'altro ex del Rimini con un'esperienza come vice di Marco Ossio in Lega Pro. Il Rimini ancora una volta deve rinunciare ad Adrian Ricchiuti, out per noi muscolari, lasciato in panchina anche per precauzione dal tecnico Mastro Nicola, che lancia nella mischia una serva di giovani pronti a rispondere presenti su tutti Arlotti e Filippucci, tra l'altro già mattatore contro i gialloblu di casa nella sfida di Coppa al Romeo Neri. Per la Marignanese, Montalti permettendo un salto nel passato, quando più del calcio d'inizio il presidente del comitato di Rimini della FGC Maghini, il consigliere regionale Ceccarelli, consegnano la Coppa del torneo vinto di promozione al presidente Oscar Cevellieri, trionfo tra l'altro tenuto all'ultima giornata contro la Fiariccione dell'attuale patrono biancorosso Giorgio Grassi. Che ci sia sul campo voglia di portare da subito l'intero posto in paio da parte dei biancorossi si comprende quando Signorini si incune in area di rigore e viene forse toccato da Gentilini, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Il replay ci aiuta. La Marignanese dall'altra parte mette Santoni nelle condizioni di andare a tiro, ma la mira è da dimenticare. Da Claudio Palma, quello che combina qualche minuto dopo il portiere Gentilini, che sbaglia il rinvio permettendo a Filippucci di andare alla conclusione, ma i 10 anni di differenza tra il portiere e l'attaccante stanno a sentenziare la giusta distanza del pallone dalla porta. Da una rimessa di Carnesecchi nasce la sponda di Buonaventura per la corrente Arlotti, cui tiro viene deviato in corner, e il preludio al gol, che arriva puntualmente dal corner battuto dalla destra, che porta l'anticipo sotto misura di Nanni nei confronti del diretto marcatore, sorprendendo Gentilini, che nulla può sulla conclusione ravvicinata. Per Nanni una dedica speciale da lassù. Dopo un'incursione di Santoni, non punita dalla tenera arbitrale in area di rigore, alla mezz'ora il Rimini sferra il raddoppio con un'azione manovrata a partire da Arlotti. Filippucci, da posizione defilata, centra la traversa sulla ribattuta del suo giocatore e pronto per la battuta vincente. Si chiudono qui i primi 45 minuti sul risultato di 1-0. Nella ripresa il Rimini trova da subito il meritato raddoppio. Cuomo offre un gentile omaggio all'attacco biancorosso. Arlotti, ben appostato, non può far altro che alzare il cappello, chinarsi, rimetterlo e depositare il pallone in fondo al sacco. 2-0 ed esultanza con i tifosi ospiti. Per questo verrà ammonito, e proprio questa ammonizione causa proteste anche da giocatori più esperti come lo stesso Buonaventura. Sentiamolo a fine gara al microfono di Renzo Baldisseri. Si lamentano spesso quando in altri campionati la gente non esulta, e togliere la soddisfazione a un ragazzo, ma anche a uno un po' più grande come me, quando fa gol, secondo me è quasi ridicolo. Quindi penso che lui abbia fatto bene a fare quello che ha fatto, però il regolamento purtroppo è così e dobbiamo essere attenti anche a questo. Lo stesso ex Forlì scarica la propria rabbia in campo con un tiro dal limite che si spegne sul fondo. Più concreto l'azione offensiva, che arriverà qualche minuto più tardi, quando Arlotti serve Buonaventura. Quest'ultimo manda in porta Valeriani, che tu per tu con Gentilini non può far altro che trafiggerlo per accogliere ancora una volta l'abbraccio meritato di compagni e tifosi. Ma allora, Valeriani, eri così sicuro di lasciare l'Italia? Ma sicuramente, come ho detto prima, è una scelta che ho fatto anche soprattutto per le persone che compongono questo Rimini. E quindi ho deciso di rimettermi in gioco per quello, e sono contento, credo che stiamo ottenendo buoni risultati e sono contento, quindi credo che lo rifarei. Ma l'azione di pregevole fattura tende a ricordare ancora una volta che Mastro Nicola oggi qualche merito più di altre volte ce l'ha. Perché? La strada è quella di cercare in tutti i modi di far crescere più giovani possibili, e oggi, come è successo domenica scorsa, appena ho avuto l'opportunità di buttare dentro un 2000, io l'ho messo dentro perché merita, perché non ci penso più due volte a guardare che età, so quello che mi può dare, metto su un 2000, sono rimasto in campo per almeno 10 minuti, un quarto d'ora con 2,99, 1,98 e un 2000, e questo è il progetto di crescita che parte dalla società e finisce a tutto il settore giovanile del Rimini. La Marignanese ricorda che i colori tradizionali sono i gialloblu, che i giocatori facenti parte del passato di Sant'Arcangelo, formazione con gli stessi colori sociali, sono ben apprezzati. Ecco che nell'entrato Badalassi cerca di sorprendere Scotti con un tiro a giro. Poco dopo lo stesso attaccante devia un pallone di Bolzonetti che si spegne fuori di un nulla. Prima della mezz'ora è la volta di Valeriani, che dopo i gol ci prende gusto, ma Gentilini questa volta risponde presente.
mentre Badalassi, dalla parte opposta, alza la mira. A 10 minuti dal termine, alla festa dei gol, partecipa anche Bonaventura, che di mestiere fa l'attaccante, si vede, e come in occasione dei gol di Valeriani, si presenta davanti a Gentilini, eseguendo il poker. A questo punto, tra risultanza dei giocatori biancorossi degli ultras più accesi, c'è qualcuno che ha il tempo di monitorare perfino il cellulare, capendo che la calma quiete permette di vedere cosa fanno i rivali e se magari, penseranno i malini, sono forse arrivata una chiamata in diretta tecnico Mastericolla per dirgli se volesse gettare nella mischia anche Cicarevic, tanto da allargare ulteriormente il risultato. E tra uno spirito e l'altro, un ringraziamento all'orizzonte, ci sarebbe gloria per lo stesso Cicarevic, ma da lassù avranno pensato che sarebbe stato davvero troppo e Gentilini è bravo in questo caso nel destreggiarsi per evitare una manita talmente piena di biancorosso, quasi da far esclamare anche al presidente della Marignanese Oscar Cervellieri quanto segue. Bene, vi sono un bel Rimini, ma soprattutto questo è uno spettacolo di pubblico che in queste categorie è raramente. Se mi complimenti ai riminesi che hanno seguito la partita, perché è veramente uno spettacolo oggi alla tribuna. Saluti finali e prossima cartolina in esterna da spedire dalla località chiamata Meldola.